1499, quando Lucrezia Borgia, comandata dal padre, Papa Alessandro VI, alla reggenza del Ducato di Spoleto, nel recarsi a prendere possesso dell'incarico, giunse in porcheria. Il suo corteo era formato, come si legge da una breve di suo padre, nel seguente modo. Il corteo con il quale Lucrezia Borgia fece il viaggio era ricchissimo. Era preceduto da molte somme e dietro a quelle una mula che aveva sul dorso un letto ornato da una coltre di velluto cremisi, tutto in tessuto di fiori e coperto da un baldacchino portato da valletti. Sopra un'altra mula c'era una sella con braccioli e schienale per essere destinata a condurre Lucrezia. Dietro venivano le guardie, i famigli del Papa, il governatore di Roma, poi Lucrezia e dietro un lungo seguito di prelati, gentiluomini e donne a cavallo, insieme a Fabio Orsini e un grande stuolo di balestrieri. A Porcheria fu accolta con grandi clamori dai notabili del luogo, a cui subito dopo si unì l'intera popolazione. In suo onore venne organizzato un grandioso banchetto, cui parteciparono i notabili e la gente del luogo. Ella fu così ben accolta che decise di soffermarsi in paese, in un'abitazione a tutt'oggi esistente e ubicata in via Umberto I. Donna Lucrezia parlò alla popolazione, affacciandosi da una piccola loggia ancora visibile nell'attuale torre dell'orologio.
siete voi andati via questo spettacolo con un clamoroso! 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 Applauso! Vai, esagera! Voglio sentirvi ballare! No, basta applauso, perché noi siamo venuti da molto lontano! Qui ci veniamo per festeggiare! Alcuni di voi se resti di mano, ma noi con voi vogliamo passare! È giunto il momento di incominciare! Siamo qua per mostrarvi qualcosa di nuovo! Cosa fa? Cosa c'è? Cosa c'è? E tu cosa guardi? Qualcosa che certo vi farà sognare. Parlo di storie di santi e di eroi. Ma perché noi siamo giovani clerici, studenti, vaganti, seguiamo un milazzo di giochi di carte. Abbiamo viaggiato di giorno e di notte, in cambio chiediamo due sole pagnotte. Pagnotte! Scusa, è vero che non è serale? Voi anche lei non ci presenti alla parola di notte. Allora, due ne ho chieste. E questa è la coppia che abbiamo dipinto. È un gruppo di due, ma cerca un'unione. Perché ognuno è diverso. Ha il suo modo di stile. Oh, di ciascuno di noi. La presentazione. Questa è una gamba, this is a leg, not yours. This is a real leg. And this is a pet, not yours. Non avete mai visto delle gambe così lunghe che arrivano fino a terra, vero o no? Perché passate tutti tanto avanti? Io sono il saggio e sono la voce di questa coppia che è una sola usanza. Ti farti concludere in modo veloce. No, si cola la schiena, si spacca. Azzurro ce l'occhio. E azzurro la cappa. E se mi guardi bionda, è certo che freni, perché io sono il paggio del sud. Se senti l'odore sicuro ma svieni, eh? È terribile, non si cambia mai i vestiti, dico almeno le mutande ogni due mesi vanno cambiate perché si incrostano, ci e lì che sporti chiaro? Ridi bionda perché ha tirato fuori quello piccolo, eh? E te piuttosto paggio spiegami com'è arrivato un topo nelle tue mutande? In macchina! Non è credibile, il topo ha ritirato la patente? Sì, ma mi dava pisolo. Finito, ce n'è più, non muore. Ha visto che guardavi con desiderio, è rimasto un applauso a nulla, ecco, proprio cosmico, deserto del Sahara proprio. A parte che nel deserto c'è anche la sua palma così. Sì, ma in questo caso la palma è un miraggio, tranquilla, Va bene, d'accordo, ti vedo delusa. Sì? Vuoi vedere il pitone del Sahara? Ma che pitone del Sahara? Ma cosa stai dicendo? Signori? Hai detto il pitone, tiri fuori il vermicello. Vabbè, scuotere un po' che torno un pitone. Ma no! Scusa, no, ogni quarto d'ora fa così. È il mio turno. Vai. Signora, come ho fatto? Ho spinto fino in fondo. Gli altri poi non ho bisogno. Da sempre io viaggio con un solo scopo, di porco in ballata ad ogni ragazza dichiaro il mio amore, ma subito dopo le prendo la mano e le mostro la piazza. Il vento mi porta, la sorte mi assiste, io sono sempre allegro e mai sono triste, perché ho un braccio possente, una mano forzuta, la voce se stringi. Non si sente. Più forte. Fino alla stella. Applaudite che non smette. Andiamo a iniziare, signore e signore. Bandito lo sforzo e la fatica. Lasciate entrare il buon umore, ma tenetevi forte. Viva la fatica! No! Beh sì, per carità. Però in questo caso inizia la sigla. Allora, per fare questa sigla, vorremmo che tutti quanti ci deste una mano, battendo le mani. Mani in alto! Se ne puoi posare un pochettino questa mano, ecco, se non lo ha finanziare, mani in alto! Sei pronto? E poi battete la tempo di musica! Yeah.
eia, eia, porca nostra gallia, ti dirigi vaglia. Entriamo nel vivo dello spettacolo in quanto che dietro le mie spalle c'è, con in mano le sue tre palle, tutte e tre, e qui, qua, direttamente da Pagna Cavallo, il Paggio! Che pubblico accoglieva, con lo sconosce, senti che c'è roba. Guarda che roba, fai questi applausi e poi vieni qua a far girare tre palle, no? Guarda che uno che fa girare le palle l'hanno anche votato. Sì, vabbè, ma non mi sta a guardare queste cose. E poi sto facendo girare 9 palline. Tre palle viste da di qua. Sembrano tre perché gira veloce. Ma come sei? La gente non ci crede, non sono così idioti. Guardare in faccia uno per uno. Faccia, non mi stai a disturbare il pubblico, c'è difficoltà a stupirli. Fai una roba, fatti là che ci penso io. Fatti là. Allora, roba. Sì. Guardate qualche roba. Ma che cosa? Guardate che tecnica. Ci penso io. Guardate che precisione. Sono io il trucco. Guardate che convenienza. Per gradire questi ospiti. Guardate che ampio partito di fresco. Ma fatti voi la prova con queste cose qui che sono più grandi. Ma che mi cazzo. Quelli trovo piccolini. Ma che mi cazzo. Ci dite anche voi? C'è odore di cagotto qui, Saggio? Dimmi, Paggio! Piuttosto, mi fai un ripassino su come sciuro? Basta che ti ricordi, questa di qua è quella che passa di là, e quella di là è quella che passa di qua, poi dopo ritorna di là. È chiaro, no? No, me la rispiego un attimo. Ho detto, questa di qua è quella che va di là, e quella di là va da di qua, poi dopo ripassa da di là. Lo fai vedere un attimo? Ho detto, questa di qua è quella che passa di là, quella di là è quella che passa di qua. Poi c'è una birichina che prende appoggio di là, poi una bastantina che lei prende appoggio di là. Attenta una che prima di fare un passaggio fa un brillino intorno a sé. L'altra la qua che fa un brillino anche lei intorno a là. Attento a questa perché... Oh, pieno qua, attenzione, perché c'è l'altra fuori. La più bastarda di tutte che strisce la sotto. E c'è una stranissima che prima di passare dal di qua in realtà ritorna dal di là ripassando dal di qua, no? Era questa di qua, per quella di là era di là, non può essere questa di qua, se questa di qua va di là non può essere quella di là, va di qua, era di qua. Tanto la gente non sa niente da fare, 20 minuti. Dai Paggio, ma cosa 10 minuti che devo andare via a mangiare? Sbrigati! No, lui è arrivato adesso, scusa. Mamma mia, se devi perdere questo tempo fai una roba, fatti là che ci penso io. Allora. No, scusa. Aspetta, che c'ho una roba qua da fare, ragazzi. Fare il patacchi di sì, sì, ce l'ho. Fatti là che ci penso io. Ma se ho detto che ci penso io, ci penso io. Ho detto che ci penso io. Allora facciamo come Silvio e Gianfranco non fanno più. Cioè? Insieme. Che l'abito non fa il monaco, esatto, però il tanto alto dico proprio donna dentro, esatto, ma che uno l'ho messo lì, guarda, vado a prendere, no, la schiena si spacca, guarda che c'è un male che mi viene su tutto qua, così che è passato, grazie, adesso perché me lo metto, dove te lo metti? Aspetta che me lo infilo, lo metto nei fili. Non c'è ho capito, guarda che per mettere quella trentolina non è che devi diventare matto, basta che usi un briciolo di testa. Ah, devo andare per quell'intuito. Certo, lasciati andare. Eh sì, è con cuore. Con cuore, con rock. Non approfondetelo quando fa le patacate. Se no, cos'è quello? Allora vado più progresso qua. Maggio, oh. Voglio farti notare che non hai ancora messo il secondo federino. Non ci riesco, certo. Basta che usi un'altra invenzione che io ho per l'appunto che si chiama metti secondo federino, che è fatta così. Devi prendere una gamba e metterla lì, l'altra gamba prenderla e metterla di là. Pieghi bene tutte le ginocchia, incroci le dita delle mani e poi ti siedi lì. Ah, ma allora ho capito! Saggio! Oh! Benissimo qui! Beato! Guarda, ci sta così comodi! Mi sembra un po' da bene! Cuscino sotto a sedere, capito? No, quelle sono le tue morroidi. Aspetta che... Poi mi... Finisci il panino, poi mi spavento. Sì. Portiamo dalla base d'asta di 300 euro di uomo, non si pensa. È peso per forza. Ha mangiato l'uovo volpina. Però mi vedete adesso? Non ci vede più scuse, eh?
Provo a ripetere il balletto? Balletto tutti insieme. Oh, 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 5, 6, 7, 8, foglie di letto, mi compri il petto. Stavo pensando che però così non mi vengono a me. C'è proprio una piatola. Se non vuoi darmi forza che io ti venga un mio bel sole. Trovi, Sergio. Addio. Però mi piace stare lassù. Bene, restaci. No, voglio dire che mi piace questa altezza. È così, non stai a questa altezza qua, va benissimo. No, vuol dire che a questa altezza io sento le donne in cuore di tutta questa gente. Sì. Mi chiamerà vostra altezza. Cosa te lo fa pensare? Dov'è lo sai? C'è qui il pomello? Vieni, voglio dire, dai, solo se robe da dire e da fare. Piuttosto preparati che andiamo avanti con un numero di alta giocoleria. Più di tutto un numero acrobatico. Dammi che la vedi che sono pronto. Te la senti di fare un numero acrobatico? Bene, signori scusate, ma mi preparo in posizione acrobatica. Vivo? Allora. Sono pronto. Cioè questa qui è una posizione acrobatica? Sì, perché? Perché se questa è una posizione acrobatica io la mattina successo sono un trapezista, eh? Non ti paura che ne entro un po'? Pare che si sente un odore. Non c'è un problema, ci metto un bel tappo. Oh! Oh! Mamma mia! Già fatto roba? Sì. Presenta il numero che io sto qui? Sì. Scendo il tappo ma sbrigati che faccio fatica. Presenta il numero di giocoleria. Misto, equilibria, misto, acrobazia, misto, teologia, misto, basso, sali col piede lì, sali col piede là, sono dritto, verticalizzo, no, sì, sono dritto, ti aiuto io a verticalizzare, allora, così, sono dritto, adesso facciamo il giro, ecco qua, adesso questo, può dire prima che ci cade, se no, proviamo, no, che ne stai qui, bene, così almeno hai qualcuno con cui parlare, siamo lì di essere sensibili anche per voi, madame, se messie, vi seguiremo ancora nelle taverne, non spingerete noi. Sì? Ma nel frattempo vi saluto i clerici! Vacanze! Se potessi un fondo, oh, se tiene, oh, non può capire, oh, si può vedere, oh, oh, caso soleo, mi affamo le vicinali, non so se lo, non so un sapore scopereo, per poter provare, per partire, l'animo per andare, la CDM, oh, oh, caso soleo. Finito.